Il Mar Mediterraneo è il mare più sovrasfruttato del mondo. Ogni anno vengono catturate più di 800.000 tonnellate di pesce. Decenni di pesca esagerata e l'uso di dispositivi di cattura distruttivi hanno provocato un grave degrado dell'habitat e un inimmaginabile declino della fauna marina. Oggi, quasi l'80% delle riserve del Mediterraneo è sfruttato. Il Mediterraneo è anche una zona molto colpita dalle attività di pesca illegale, non dichiarate e non regolamentate. I pescherecci che praticano la cosiddetta pesca INN utilizzano attrezzi da pesca illegali e non rispettano le norme relative alle quote, ai periodi di pesca stagionale, alle zone di pesca o alle specie vietate. Ciò include l'uso di tecniche di pesca a lungo vietate, come i dispositivi di aggregazione dei pesci o i FAD, nonché le reti da posta derivanti, dichiarate illegali dalla Comunità Europea nel 2002. Le reti da posta derivanti infliggono una tale devastazione sulla vita marina da essersi guadagnate il nome di mura della morte. Possono raggiungere una profondità di 35 metri, sono lunghe fino a 40 km e possono avere una dimensione della maglia tra 10 e 45 cm. Mirando principalmente a specie di pesci pelagici come il pesce spada e il tonno, questo metodo di pesca altamente indiscriminato e dispendioso ha un alto tasso di cattura e minaccia un gran numero di altre specie. Nel giugno 2019, Sea Shepherd ha lanciato l'operazione SISO 2019, affrontando il problema delle reti da posta derivanti illegali nella zona delle Isole Eolie, un sito patrimonio dell'UNESCO dal 2000. In collaborazione con le autorità marittime italiane, la MV St. Simon ha pattugliato, investigato e segnalato attività di pesca, contribuendo a far rispettare la legge e lavorando 24 ore su 24 per rimuovere tutti i dispositivi di pesca illegali che si trovavano in aria. Dopo aver dimostrato che reti di deriva illegali sono ancora in uso nel Mar Tirreno, questa campagna segna l'inizio di una cooperazione unica tra Sea Shepherd e le autorità italiane per combattere la pesca criminale. Il Mar Mediterraneo è la patria di oltre 10.000 specie marine ed è il più grande mare epicontinentale del pianeta. Le sue acque ospitano importanti aree di alimentazione e ripopolamento per varie forme di vita marina. Tuttavia, la capacità di recupero delle creature che popolano le sue acque non è infinita. Con il passaggio di molte specie migratorie, le Isole Eolie sono un habitat particolarmente vulnerabile e devono essere tutelate in ogni modo. Siamo determinati a tornare e continuare il nostro lavoro e utilizzare le prove che abbiamo trovato per creare un'area marina protetta intorno alle Isole Eolie, fino a quando la minaccia di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, non verrà fermata completamente. Questa splendida area potrebbe essere presto privata della sua fauna marina unica e l'ecosistema marino locale non sarà in grado di riprendersi. Sta a noi agire, ora. Se gli oceani muoiono, moriamo anche noi.